Contratto millesimato Padosè 2014. Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Ripartiamo dal Vino. Oggi vi porto in Alta Langa, un territorio che si estende nei numerosi comuni in provincia di Alessandria, Cuneo e Asti. Oggi in particolare ci troviamo a Canelli, dove con l'azienda Contratto scopriamo il loro millesimato Padosè 2014, un vino spumante di qualità che nasce proprio in questo territorio, l'Alta Langa. Una cantina storica, pensate, la prima a produrre nel 1919 un metodo classico millesimato secco con uve moscato e ad oggi tra le più importanti realtà per la produzione appunto di grandi bollicine. L'azienda Contratto nasce nel 1867, ma oggi è stata acquisita nel 2011 da Giorgio Rivetti, già proprietario della cantina La Spinetta. La produzione di spumanti di qualità è sempre in crescita, con qualità e non solo, ed oggi andiamo a scoprire questo meraviglioso millesimato 2014 con una produzione per l'80% di uve Pinot Nero, 20% Chardonnay, con un affinamento sui lieviti in cantina con remuage completamente a mano, con questo affinamento di almeno 4 anni in cantina. Pensate, un affinamento lunghissimo che va a dare una grande complessità, una grande struttura, una grande piacevolezza a questa bollicina. Ma andiamo subito a scoprire nel calice cos'ha da dirci questo millesimato 2014. Come potete vedere dalla retroetichetta, il simbolino del rinoceronte immancabile di Giorgio Rivetti per l'azienda La Spinetta, ma che ha mantenuto Contratto, una cantina totalmente a sé, mantenendo la storia. Infatti anche le etichette potete vedere come richiama la storia dell'azienda Contratto. Andiamo subito a versare questa bollicina. Si presenta subito con un perlage molto intenso e soprattutto molto fine. Questo bel colore giallo paglierino intenso con spiccati riflessi dorati che stanno proprio a caratterizzarne questa complessità e questa struttura. Un naso veramente ricco che passa da note fruttate, spiccate note floreali, fiori bianchi, per poi virare verso piacevoli note tostate, di nocciola e delle note quasi di liquirizia. Al palato sprigiona una importante aromaticità, anche qui tornano queste note spiccatamente tostate, piacevoli, complesse. Una grandissima acidità accompagnata da questa bella bollicina secca, diretta, che veramente inebria il palato con la sua persistenza. Una grandissima bollicina italiana, capace di accompagnare sia aperitivi freschi in questa stagione calda, ma anche importanti pietanze a tutto pasto, capace anche, secondo me, di abbinare dei formaggi a media stagionatura. Veramente una grande bollicina. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto al prossimo appuntamento. Ripartiamo dal vino.